Benvenuti al secondo incontro della Scuola di Etica Politica, promossa da Telecitofono, dedicata a Giacomo Livi. Per noi stasera è una serata importante, perché abbiamo come ospite appunto Loris Mazzetti, docente dell'Università di Modena Reggio Emilia, ma soprattutto regista e curatore di alcuni programmi che hanno fatto la storia della TV italiana e la stanno tuttora facendo. Programmi, diciamo, diversi da quella che è la TV in cui la nostra generazione almeno è cresciuta. E, diciamo, programmi quasi in via di estinzione per il tipo di contenuti e per il tipo comunque di spazio che viene dato alla parola e al confronto. Noi è la prima volta che facciamo un'iniziativa con Mazzetti, nonostante sia per noi fondamentale per la storia di Telecitofono, perché è stato il docente che, diciamo, ha permesso la nascita della nostra associazione. Sì, ma lui non se lo ricorda, è inutile. No, allora vorremmo dire che, insomma, vorremmo far vedere che comunque qualcosa abbiamo fatto oltre alla Scuola di Etica Politica, che praticamente è l'unico incontro reale, quello di stasera. Vorremmo consegnargli comunque questo DVD che raccoglie alcune delle piccole produzioni video che abbiamo fatto in questi anni, dalle prime fatte con delle telecamere amatoriali con una qualità bassa, alle ultime che, diciamo, siamo un po' cresciuti sia come mezzi. Insomma, questo è un grazie rispetto anche a quella firma simbolica che ci ha permesso di nascere. Lascio la parola ad Andrea. Diciamo, saremo in due stasera. Io sono quello più moderato, lui quello più estremista, scherzo, perché è più liberale di me. E diciamo che il dibattito di stasera vuole essere comunque una riflessione attorno al mondo dell'informazione, della comunicazione, della TV pubblica e soprattutto, diciamo, forse rispetto al fatto che quando abbiamo pensato alla Scuola di Etica e Politica la situazione italiana sembrava un po' diversa, alcuni temi, alcune cose che stiamo affrontando all'interno di questi incontri acquisiscono oggi forse un significato un po' più grave. Sarò brevissimo. Appunto, volevo ringraziare Mazzetti per aver partecipato, per essere qui con noi e proprio anche per aver firmato i nostri progetti di Telestreet all'interno dell'Università di Modena e Reggio Emilia. E poi non faccio da regista perché non voglio rubarti assolutamente, anche perché no, perché non sono capace, quindi. E io avevo anche una mezza scaletta, però non la userò. E più che altro dobbiamo decidere da dove partire. E sono successe molte cose in pochi giorni. Tu hai scritto un libro. Forse Enzo Biagi è stato una delle ultime cose che ha scritto, è stata la prefazione. L'ultima. Forse è proprio l'ultima cosa che ha scritto, è stata e quindi è anche ha un valore ancora più alto come opera, diciamo. Le altre cose che sono successe, che tutti hanno letto, sono le intercettazioni Berlusconi-Sacca sulle prime pagine dei giornali. Poi è caduto il governo, adesso si parla di nuovo di un ritorno di Berlusconi, però noi dobbiamo stare allegri, quindi possiamo parlare del... Parliamo di qualcos'altro. Di qualcos'altro. Com'è la RAI? Una domanda troppo generale. A proposito di generalista, mi ricordo l'ultima domanda, cioè io l'ultimo esame che ho dato all'università era il corso di linguaggio, teorie tecniche del linguaggio radiotelevisivo. Sì, mi ricordo che non facevi mai quegli esami lì. Esatto, però è la domanda sul palinsesto, che mi hai chiesto, la differenza tra palinsesto generalista e palinsesto
l'altro tipo di palinsesto qual era? Che proprio non me ricordo, non me la ricordo neanche adesso, perché dopo che ho dato l'esame non è che sono andato a vederla. Quindi io partirei da questa domanda: qual è, cioè, com'è il palinsesto? Com'è il palinsesto? Sì. Quali sono i diversi tipi di palinsesto? Intanto anch'io saluto e vi ringrazio per avermi invitato e sono molto onorato di essere qua con voi, ma forse la prima domanda che mi dovevi fare, cioè per uno che scrive, per uno che è un dirigente della RAI e che scrive sulla propria azienda il libro nero della RAI, è come mai un dirigente fa un libro di questo genere e come mai non ti hanno ancora licenziato? Cioè questa forse era la prima domanda da fare, eccetera. Allora, non è per non rispondere al palinsesto. Io dico che, ed è quello che ho detto, come dire, al nostro direttore generale Capon, quando io avevo già scritto il libro e il libro stava per uscire a giorni, e con Capon io ho un ottimissimo rapporto, io gli mandai una mail perché era giusto che lui lo sapesse da me che stava per uscire questo libro e non da eventualmente i giornali, eccetera. Allora io parto da un presupposto, che è questo: io posso essere dirigente di un'azienda, no? E trovo che il mio direttore è uno che sta portando nel baratro questa azienda. Allora io sono un dirigente di quell'azienda, qual è il mio dovere? È seguire quel direttore nel baratro o prendere quel direttore sotto braccio e dirgli: ehi, guarda che sta succedendo così così, ma insomma cerchiamo di trovare una soluzione, eccetera. Dopodiché, se questo insiste, io ho il dovere di denunciare questa cosa, ed è quello che io ho fatto con questo libro. Enzo Biagi nella prefazione dice: questo non è un libro contro la RAI, ma è un atto d'amore a favore della RAI. E io credo di aver fatto una cosa di questo genere, e il mio libro è a difesa della RAI e del servizio pubblico, ma di un certo servizio pubblico, quello che non si fa in questo momento. E siccome tu e voi avete fatto una grande introduzione, no? Avete messo dentro la crisi di governo, la caduta del governo, il fatto che oggi sapete, no? La notizia è quello che noi andremo entro il 13 aprile alle elezioni anticipate. No? Però io sono uomo di sinistra. E tutti lo sanno dentro l'azienda, io non l'ho mai negato, l'ho scritto, lo si capisce da quello che ho scritto, lo si capisce da quello che insieme a Enzo Biagi abbiamo fatto in televisione, eccetera. Però non dobbiamo neanche essere ciechi di fronte al fatto che noi abbiamo avuto un governo che determinate cose non le ha fatte. Io non metto in discussione la mia appartenenza e non sono neanche tra quelli che estremamente delusi dirà poi: io non andrò a votare. Io invece andrò a votare perché il mio voto contro Berlusconi esisterà sempre e ci sarà sempre. E poi nello stesso tempo penso che noi viviamo in un paese, poi qui siamo addirittura a Reggio Emilia, una terra di resistenza, per poter fare questa nostra repubblica, diciamo così, più o meno democratica, noi abbiamo i nostri nonni, alcuni nostri genitori, eccetera, eccetera, che sono, come dire, caduti per questa libertà. Ecco, questo qui noi non lo dobbiamo mai dimenticare, perché tutto sommato la RAI è anche questo, sembra un paradosso, no? Però la RAI è anche questo, cioè c'ha un contenuto che noi dobbiamo difendere. Il problema è quello che tu chiamavi il palinsesto, quello che sta andando in onda oggi. C'è un mercato delle vacche magre, è una cosa allucinante. Pensate che cosa è successo ieri sera, per esempio, oppure quello che è successo in questi giorni con Fiorello. Chi di voi ha visto Fiorello su Rai 1? Alzate la mano, vediamo.
Ecco, una volta. E il parere vostro qual è? Positivo o negativo? Negativo sulla mano. Positivo? Perfetto. Ha fatto ridere, quindi abbiamo passato mezz'ora. Io personalmente penso che Fiorello sia unico nel suo genere, e anzi il migliore. Però l'operazione Fiorello è stata un'operazione devastante per la RAI. Fiorello è stata un'operazione devastante, se noi andiamo a guardare i numeri che sono dati dall'ascolto, e poi qui entreremo, no, nel dettaglio, l'ascolto delle entrate pubblicitarie, eccetera, eccetera, è stato devastante. Fiorello ha fatto molto ascolto nella sua trasmissione, però ha distrutto, portando via dai 2 ai 3 punti il prime time di Rai 1 a favore di Canale 5. Allora, siccome si parla sempre di strategie, si parla sempre di strategie riferite all'ascolto, e qualcuno a suo tempo con Enzo Biagi disse: vabbè, noi dobbiamo cambiare il fatto perché ha perso qualche punto d'ascolto, eccetera, eccetera, quindi delle volte questo è valido e altre volte questo non vale. Nel caso di Fiorello vale, nel caso di Enzo Biagi non vale. Ecco, il problema è uno solo. Io credo che, e questo lo ripeto tutte le volte che mi è dato la possibilità di parlare, eccetera, è un problema sempre di uomini. Io credo che la nostra azienda, la RAI, in questo momento è in mano a dei direttori che sono incapaci, prima cosa. Seconda cosa, è in mano ad alcuni direttori che sono al servizio della concorrenza. E qui arriviamo alle intercettazioni telefoniche. Tutti abbiamo sentito... è letto quello che si sono detti Sacca con Berlusconi. Io ho tutte le intercettazioni telefoniche, e che userò nel prossimo libro che scrivo, fatte in quel periodo. Credetemi, l'intercettazione telefonica tra Sacca e Berlusconi è roba da ridere rispetto a altre, ad esempio tra Sacca e il consigliere di amministrazione Urbani, che in qualche altro periodo, oggi Urbani avrebbe già come dire, dato le dimissioni. Però in questo paese non succede mai nulla, ti accusano, ti condannano, ti querelano, eccetera, non cambia mai nulla, uno è sempre, rimane sempre al suo posto. Cioè, si è creato, come dire, io per questo che nel mio piccolissimo ce l'ho con Berlusconi, perché ha devastato da un punto di vista dei valori e della morale questo paese, perché oggi è concesso tutto. Hanno detto l'altro giorno, sai, Berlusconi è stato ancora una volta Berlusconi è stato assolto, la mala informazione. Non è vero, Berlusconi non è stato affatto assolto. Berlusconi ha fatto una legge ad hoc per cui nel nostro paese il falso in bilancio non è più un reato, per cui Berlusconi non è andato neanche a condanna, a processo, a sentenza, chiamatelo come volete. E poi nel nostro paese si tende sempre a dire: ma guardate che cosa, o guarda che cosa fa l'America. Il falso in bilancio in America viene condannato anche addirittura a 24 anni. Invece nel nostro paese non è reato, è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa. E quindi, secondo me, io credo che abbiamo poco tempo da qui alle prossime elezioni, io credo che non è sufficiente fare delle promesse, e c'erano 286 pagine di promesse, conflitto di interessi, riordino del sistema radiotelevisivo, cambiare le leggi vergogne, eccetera, eccetera, e non è stato fatto nulla di tutto ciò. Allora noi ci dobbiamo chiedere perché? Perché i nostri rappresentanti, o quelli che almeno dal mio punto di vista mi rappresentavano, mi hanno tradito? Oppure l'altro discorso è che il nostro paese è un grande compromesso. Non dimenticatevi il discorso sulla bicamerale, non dimenticatevi quello che è successo recentemente, cioè
che Walter Veltroni a un certo punto ha detto nel momento in cui di massima crisi del centro, del centrodestra, ha detto io come unico punto di riferimento ho Silvio Berlusconi e con lui tratto per fare la legge elettorale. Berlusconi ha detto ci sto, si sono incontrati, si sono fatti anche fotografare, vi ricordate, no? Loro due tutti belli sorridenti eccetera eccetera, e poi come sempre ha fatto Berlusconi ha detto non è vero assolutamente, noi andiamo alle elezioni anticipate, quindi mettendo sempre avanti a tutto quanto i propri interessi rispetto a, quello del a quelli del paese. Però se Berlusconi, che si presenta per la quinta volta come unico leader del centrodestra, vincerà anche le prossime elezioni, beh, insomma, un po' di responsabilità ce l'abbiamo anche noi, perché poi Berlusconi non è che non è un dittatore, non è un totalitario che fa il colpo di Stato, cioè lui quando ha governato per il voto che i cittadini gli hanno dato. Allora, noi dobbiamo stare attenti, poi dopo, adesso io non voglio fare un comizio, capito? Però dobbiamo stare attenti perché ci sono alcune cose che nel nostro paese sono fondamentali e che sono la base della democrazia. La prima cosa è risolvere il conflitto di interessi. Questo noi lo dobbiamo pretendere a prescindere da chi andrà a governare il nostro paese. Non so in che maniera, non so come, però la prima cosa che mi viene in mente è quello che se tu non lo metti alla prima, al primo punto del tuo programma, io il voto non te lo do. E questo secondo me è la base. E per quanto riguarda il sistema radio-televisivo, avete visto che c'è stata una sentenza dell'Unione, noi abbiamo bisogno dell'Unione Europea che vada a sancire quello che noi sappiamo benissimo, cioè il furto della frequenza di Europa 7, il furto della frequenza a favore di Rete 4, eccetera, eccetera. Però hanno scritto in questi giorni tutto su quelle sentenze e sulle disposizioni che noi abbiamo, che il nostro governo, che i nostri governi hanno fatto per salvare in qualche maniera Rete 4 dal satellite. Attenzione, non hanno detto una cosa che è ancora più grave. Anche l'attuale governo, firmato dal ministro Gentiloni, che peraltro è anche amico mio, quindi voglio dire, insomma, e lo reputo anche una persona seria, peraltro, lui ha fatto una disposizione in funzione del digitale terrestre, che dice noi siamo un paese in ritardo rispetto alle disposizioni dell'Unione Europea, eccetera, eccetera. Per cui, mentre gli altri avevano come obiettivo il 2008, noi abbiamo come obiettivo il 2010. Quindi posticipiamo tutto quanto al 2010, postilla, e quindi anche Rete 4 fino al 2010 andiamo a garantire la possibilità di rimanere in chiaro e di non andare sul satellite. Allora, ma perché queste cose? È sempre il solito discorso dell'inciuccio. E tutto questo è avvenuto anche in Rai. E prima vi citavo l'esempio di Fiorello, cioè c'è stato su Fiorello un accordo di non belligeranza con Striscia la Notizia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Fiorello si è fatto 20 minuti, 18 minuti con un ascolto molto alto, dopodiché hanno messo un blocco pubblicitario di 10 minuti alla fine di Fiorello, quindi faccio un passo indietro, TG1 e poi è partito il programma di Fiorello. La fascia più importante da un punto di vista pubblicitario, cioè il break più importante, è quello che avviene tra la fine del telegiornale e l'inizio del programma successivo. Il Fatto nasce per questo motivo, il Fatto di Enzo Biagi nasce per questo motivo. C'era l'esigenza di creare uno spazio fortissimo, dalla durata di 5, 6 minuti, 7 minuti,
per creare uno spazio, dicevo, pubblicitario in più nella fascia tra le 8:30 e le 21. Il tutto la RAI lo affidò a un'agenzia che fece un sondaggio, e questa agenzia, questo sondaggio, decretò che il personaggio più credibile era Enzo Biagi, primo della lista Enzo Biagi, secondo Piero Angela. Siamo nel 1900, verso la fine del 1994. Questo che cosa voleva dire? Voleva dire che finisce il TG1, break pubblicitario, Il Fatto, break pubblicitario. Quei due break volevano dire nel corso di un anno, allora c'erano le lire, miliardi e miliardi di entrata pubblicitaria. La forza di Enzo Biagi qual era? È che sulla perdita di ascolto del primo break pubblicitario, Enzo Biagi recuperava ascolto per andare al break pubblicitario successivo. Quando c'è stata la storia di Max e Tux, ve lo ricordate Max e Tux con Lopez, Solenghi, eccetera, eccetera, no? Quello che, come dire, del Noci, il direttore di Rai 1, che vide questo, la prima puntata e era talmente bella che addirittura si mise a piangere a forza di ridere, eccetera, eccetera. La prima puntata però coincide con il massimo ascolto della concorrenza, Striscia Notizie, che arriva al 44% con 16 milioni di telespettatori. Vabbè, evidentemente lui c'era un programma, forse era meglio che l'avesse fatto, come dire, a livello personale, se lo fosse proiettato in casa, ma così non è stato, noi ce lo siamo visti. E poi dopo una settimana l'ascolto era andato, era crollato al 16%. Però dicevo, quella fascia, e visto che c'era in quel periodo una fortissima polemica, che cosa fecero? Tolsero il break pubblicitario e attaccarono l'inizio del programma alla fine del telegiornale, cosa che è avvenuta con Fiorello, la stessa cosa. Quindi tu crei, porti in onda Enzo Biagi, crei Il Fatto, crei una trasmissione di approfondimento, pensate, una trasmissione che nasce su una base commerciale, questa è la cosa interessante, su una base commerciale, ma crei un programma di qualità, crei un programma di approfondimento. E per poter dimostrare che, in questo caso Fiorello, raggiunge degli ascolti pari tra il 30 e il 37%, hanno buttato via alcuni miliardi di vecchie lire, alcuni miliardi a sera, alcuni miliardi a sera. Però tutto questo non c'entra assolutamente nulla con il servizio pubblico, no? Cioè, noi facciamo un programma di varietà al posto di un programma di approfondimento. Vabbè, all'inizio Il Fatto faceva anche il 32-33% di ascolto, poi dopo era calato al 24%-25%. Però quando si parla del Fatto si parla di una media di su 860 puntate, cioè Fiorello è andato in onda per 10 puntate, 2 settimane, 5 più 5. L'accordo con Striscia la Notizia dove sta? Appunto, distruggendo il primo break pubblicitario, concentrando tutto alla fine del programma in 10 minuti, pensate che Fiorello finisce a 8-9 milioni di ascolto e l'ascolto si dimezza. In quel momento lì, in quei 10 minuti, hai l'ascolto di Striscia la Notizia che va alle stelle. Il pubblico si sintonizza su Striscia la Notizia e rimane su Striscia la Notizia. Un programma che può piacere, non può piacere, quello di Frizzi, che aveva una sua dignità d'ascolto, 26, 27, 28%, eccetera, è sceso al 20-21%. E questo ascolto lui se lo porta alla prima serata, e quindi non arrivando alla prima serata con il solito 27-28%, ma a livello di 18% d'ascolto, la prima serata mediamente ha perso tra i 2 e i 3 punti. Ma voi dite,
adesso mi faccio un'altra domanda, ma è così importante l'ascolto? E dico, io lo chiedo a voi, non dovete essere voi a chiederlo a me, cioè siete voi che con il telecomando decidete. Pensate il TG1, il TG1 di Riotta va benissimo, da lunedì al sabato. Dal lunedì al sabato c'ha un programma che è quello di Carlo Conti, che batte costantemente il programma concorrente di Canale 5, che è quello fatto da Gerry Scotti, e quindi arriva alla partenza il TG1 con un ascolto lasciato dal programma di Conti del 30%. La domenica c'è Pippo Baudo. E la domenica Pippo Baudo lascia un ascolto del 24-25%. E addirittura due domeniche fa Pippo Baudo ha affrontato il discorso della Shoah, quindi del giorno dedicato alla memoria, eccetera, eccetera, ha fatto una media del 18%. E il TG1, ha fatto il 26% contro il 29% del TG5. Quindi non sono io, non siamo noi, ma siete voi che col telecomando decidete, e spesso sulla pubblicità, su un programma che non vi piace, andate da un'altra parte e poi dopo ci rimanete. Quindi il mercato dell'ascolto è inevitabile in questo momento, è inevitabile, non possiamo pensare che non ci sia l'ascolto. Il problema vero, e torniamo al discorso del libro, il problema vero è che noi non dovremmo avere soltanto un ascolto legato ai numeri, cioè dovremmo avere un ascolto anche legato al discorso della qualità. Perché io sono convinto, perché purtroppo la pubblicità e quindi la parte commerciale è quello che consente poi alla produzione di realizzare determinati programmi. Rai 3 ha un budget, come dire, molto più basso di Rai 2 e circa tre volte in meno e addirittura ha un budget 5-6 volte inferiore rispetto a Rai 1. E quindi quando noi andiamo a trattare, io realizzo a Rai 3 una delle trasmissioni in assoluto più seguite, dove riesce questa trasmissione, che tempo che fa di Fabio Fazio, riesce a coniugare ascolto e qualità. Ma voi, qualcuno di voi la segue la trasmissione? Chi di voi la segue? Ecco, la maggior parte, quasi tutti voi. Ma voi sapete che io vi sto parlando di una trasmissione che coniuga qualità con ascolto, ma è la trasmissione che ha più pubblicità in assoluto all'interno del palinsesto in quella fascia oraria. Non c'è tanta pubblicità su Striscia la Notizia, non c'è tanta pubblicità su Affari Tuoi, c'è invece su Che Tempo Che Fa, cioè su una rete che dovrebbe essere, fra virgolette, quella di servizio pubblico, dove il discorso commerciale pubblicitario dovrebbe essere secondario. Ma essendo una trasmissione che funziona molto bene e che ha un target definito di acquisto, cioè chi guarda quella trasmissione è anche colui che determina, o colei che determina gli acquisti all'interno della famiglia, e ti danno un fracasso di pubblicità. Altra domanda. E tu che sei il capo struttura, che cosa fai per combattere contro questo? E io dico, non faccio niente, perché è la forza della trasmissione. Se noi non avessimo questa forza, cioè il fatto di portare dentro dei soldini dentro l'azienda, con questi chiari di luna che stanno per arrivare, con il cambio della, come dire, speriamo di no, ma in questa fase è abbastanza eloquente, col cambio della maggioranza, io penso che cosa ci accadrà. Cioè, quindi la nostra difesa sta nel fatto di portare dei soldi dentro l'azienda in una fase dove anche l'anno scorso c'è stata una diminuzione di circa il 20-22% rispetto al 2006. Perché fai questi discorsi? Perché non ci sono regole.
perché le regole sono sbagliate. Noi siamo esterofili sempre quando ci fa comodo, no? Citiamo gli altri paesi, eccetera, ma guardiamo la BBC, guardiamo l'Inghilterra. Lì c'è un tetto pubblicitario del 30%, cioè una televisione può avere al proprio interno, portare via dal mercato il 30% della pubblicità. Quindi la RAI porterebbe via il 30%, Mediaset il 30%, rimarrebbe sul mercato il 40%. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire la possibilità di costruire un terzo polo, un quarto polo, un quinto polo, cioè creare un mercato televisivo, cosa che nel nostro paese non esiste. Ecco perché è importante e sono importanti le regole e cambiare le regole. La Gentiloni era al 40%, non ancora sufficiente, però liberava un 20%. Liberavamo un 20%, ma la cosa interessante della Gentiloni era a privatizzazione di una rete della RAI, seconda cosa RAI 3 con finanziata solo dal canone e senza pubblicità, ma la cosa, e torno all'inizio del discorso poi ti do la parola, l'articolo 3 della Gentiloni diceva costituzione di una fondazione, la fondazione diventa proprietaria della RAI, la fondazione ha un consiglio di amministrazione e questo consiglio di amministrazione viene nominato dal Parlamento in parte, dalle associazioni dei consumatori, dall'Accademia della Crusca, dalle regioni, eccetera, eccetera, cioè un tentativo per portar via la proprietà alla politica. Quel consiglio di amministrazione che in questa maniera, in questo modo, può avere al proprio interno anche certe figure, penso a un Umberto Eco, a un Bernardo Bertolucci, cioè a persone di cultura, non che non rappresentano i partiti, ma che rappresentano il bene culturale del nostro paese, quelle persone sarebbero state coloro che poi avrebbero formato il consiglio di amministrazione della nuova RAI. Il consiglio di amministrazione della vecchia RAI, cioè quella di oggi, è il consiglio di amministrazione più lottizzato nella storia della televisione italiana. 9 elementi in consiglio d'amministrazione, 5 provenienti dal Parlamento. Rognoni, in quota di S, parlamentare di S e responsabile dell'informazione a suo tempo, prima di entrare in consiglio d'amministrazione, per quanto riguarda i DS. Malgeri, parlamentare di Alleanza Nazionale, la Clerici, parlamentare della Lega, il presidente Petruccioli, senatore dei DS, e poi c'è un quinto che non mi ricordo, Urbani addirittura ex ministro, 5 su 9, cioè non si era verificata una cosa di questo genere neanche nei tempi della grande democrazia cristiana. Allora, siccome io ho denunciato queste cose e qualcuno mi ha detto ma come, tu non riconosci la professionalità di Rognoni? Ma certo che io la riconosco, è stato un importante direttore di giornali, Panorama, Il Secolo XIX, eccetera eccetera, però da 15 anni lui è in Parlamento e quindi fa un altro mestiere. Allora, guardate che questo è importante, è significativo questo. Cioè, perché, adesso è sbagliato dire importante il mio libro, leggere il mio libro, perché c'è un percorso, una storia che noi non dobbiamo dimenticare, perché quella storia che è scritta sulla RAI purtroppo è una storia che è comune alle grandi aziende italiane, e se noi non ribaltiamo la frittata
Se noi non, da un certo punto di vista, non liberiamo la politica dal potere economico, la politica deve controllare il potere economico. E invece il contrario. Oggi avviene il contrario nel nostro paese. Come si conquistano i giornali? I giornali si conquistano attraverso l'economia. Pensate, è nato un idillio, insomma, voglio dire, non ci sono più le tensioni che c'erano fino a un po' di tempo fa tra Berlusconi e il Corriere della Sera. Voi sapete perché? Silenzio. Questo vuol dire che non sapete perché, è semplice. All'interno del patto di sindacato, il patto di sindacato dell'RCS, cioè della proprietà del che gestisce il Corriere della Sera, è avvenuto all'interno di queste società che gestiscono il patto di sindacato, è avvenuta un'operazione, e l'azienda si chiama Mediobanca, vi ricordate Cuccia, quel gobbetto, eccetera, eccetera, c'è stata una vendita di quote sociali. Un'azienda, che poi vi dico anche qual è, così capite subito dal nome, eccetera, ha aumentato fortemente la quota all'interno di Mediobanca, andando a prendere la maggioranza. Questa azienda si chiama Mediolanum. Vi ricorda qualcosa Mediolanum? Ecco, Fininvest, eccetera, eccetera. Quindi, quello che Berlusconi non è riuscito a fare con i furbetti del quartierino, eccetera, i Cucci e compagnia bella, in qualche maniera è riuscito a incidere molto di più attraverso l'operazione Mediolanum e Mediobanca, eccetera, eccetera. Questa è la cosa, l'altra grande anomalia del nostro paese, è l'economia che gestisce la politica. E invece la politica deve tornare al suo vecchio mestiere, che è quello di controllare l'economia. Se queste due cose, cioè liberalizzazione dell'azienda RAI, ma perché poi l'azienda RAI deve essere libera? Libera perché i mass media devono essere liberi di raccontare. Enzo Biagi diceva, se hanno fatto a me questo, io che sono Enzo Biagi, ma che cosa succede dentro alle redazioni, ai giovani redattori, eccetera, che tengono famiglia? Io sono un signore di 82 anni, ricco, che potrei essere in pensione da 15 anni. E infatti il vero grande problema che noi abbiamo avuto dentro le redazioni, sapete come si deve definire? Autocensura, questo è stato il grande problema. Io ho sentito dei ragionamenti di tipo, una volta si diceva, il mio servizio può dar fastidio a qualcuno. No, invece oggi si dice, oppure se è fatto bene o se è fatto male, eccetera. Invece oggi si fa riferimento ai politici di turno che rappresentano appunto poi il potere economico, che sono al servizio del potere economico. Allora sei d'accordo o non sei d'accordo? È inutile fare discorsi sull'effetto panino, il fatto di partire con una notizia, inserire a metà e chiudere con l'altra notizia, tanto quello che si ricorda è l'inizio di un servizio e la fine di un servizio, quello che succede a metà tutti se lo dimenticano. Questa è la realtà. Allora un pochino però nel nostro piccolo qualcosa possiamo fare. Allora io nel mio piccolo l'ho scritto su un libro e l'ho denunciato. Io non dico comprate il mio libro perché è brutto, io dico prendete il mio libro, fotocopiatelo, però leggetelo, perché nel mio libro ci sono alcune cose che voi non conoscete, c'è un lavoro quotidiano dentro a un'azienda che produce la cultura del nostro paese. Pensate, qualsiasi governo che prende il potere nel nostro paese, cosa fa? Tracchete, l'ha fatto anche Berlusconi, la prima cosa che ha fatto è cambiato il direttore del TG1. Oh,
finalmente ho un bravo giornalista e finalmente le notizie possono, come dire, essere filtrate in una certa maniera. La cultura del nostro paese non si fa attraverso il telegiornale. La cultura del nostro paese, nel nostro paese, si fa attraverso una buona fiction, attraverso un buon varietà, attraverso un buon quiz, ovviamente attraverso una buona informazione, un buon approfondimento, ovviamente. Ma per i nostri politici sembra che tutto avvenga soltanto nell'informazione. Io penso una cosa e la devo comunicare. Però guardate qual è il pubblico che vede la nostra televisione. Noi abbiamo perso i giovani, televisione intendo la RAI, io Mediaset, no. Abbiamo perso i giovani. La RAI è vista da mediamente dai 54 anni in su. Non è possibile. Non è possibile. Io l'altro giorno raccontavo un esempio e dicevo, quando io apro l'Espresso, nell'Espresso c'è la lista dei siti più visti durante la settimana, i siti informativi. Allora, il primo in assoluto è Repubblica, poi c'è quello del Corriere della Sera, quello dell'Espresso, eccetera, eccetera. È possibile che con migliaia di giornalisti, grandi telegiornali come abbiamo noi in RAI, eccetera, il sito informativo della RAI sia al 100° posto? Beh, c'è qualcosa che non funziona, no? Allora io, se fossi il direttore generale, pretendo, evidentemente c'è un'informazione che all'interno del sito è fatta male. E se io mi sono messo a guardarla. Noi generalmente una notizia la mettiamo in onda, la mettiamo online 2 ore dopo gli altri. Ma è possibile una cosa di questo genere? Forse anche di più, tu dici? Ma forse, sì, ma forse anche di più, hai capito? Ho detto non voglio esagerare, capito? Eccetera. Forse anche di più. Ecco. Allora, ho fatto grande confusione, però vi ho dato tutta una serie di elementi per determinare il fatto che le cose devono essere cambiate e dobbiamo provarci tutti quanti, insieme. Adesso mezz'ora a te perché... Non chiamare a me, mettere online le notizie, perché io te le metto dopo 2 giorni, quando i miei tempi sono... Tu sai, sei perfetto per la RAI. Infatti, fanno 3, allora... E riguardo invece alla legge Gentiloni, della sì, quale tu hai parlato, penso si ispiri anche un po' a quel disegno di legge che era stato proposto attraverso una proposta di legge popolare che poi non raggiunse quelle 60.000 firme utili per presentarla poi alla Camera, o sbaglio? Sì, se noi possiamo anche parlarne, no? Però ormai dobbiamo parlare di cose, cioè ormai cose, fa parte del passato. No, dico soltanto una cosa, nel libro ci sono 3 appendici, perché noi parliamo sempre di RAI, servizio pubblico, eccetera, eccetera. Io ho voluto scrivere esattamente portando tutti i punti del contratto che la RAI ha firmato con il governo, con lo Stato, per essere il gestore del servizio pubblico. Allora, soltanto che prima di scrivere quello, io ho fatto una premessa e ho detto leggete questa cosa, perché quando voi prendete i vostri figli e li mettete di fronte alla televisione e vi accorgete che dovete stare di fianco e con mano il telecomando per continuamente togliere delle immagini, perché anche nelle fasce cosiddette protette vanno immagini di violenza, eccetera, eccetera, oppure quando c'è una cosa di ma guarda che schifo, eccetera, andate a leggere il contratto di servizio, perché lì è scritto tutto quello che la RAI deve fare e che poi non fa. E siccome qui tutti noi, in teoria almeno dovremmo essere, cioè abbonati, noi abbiamo il diritto di pretendere che quel contratto di servizio deve essere, come dire, rispettato.
Questa è una cosa importante, che noi per sentito dire, no, il servizio pubblico, però dobbiamo sapere anche che cosa vuol dire fare il servizio pubblico e quali sono, come dire, le offerte che la RAI deve fare per essere considerata servizio pubblico. Cioè, perché da questo punto di vista c'è abbastanza ignoranza in assoluto. Cioè, noi ragioniamo sul fatto che un programma ci piace o non ci piace, o è volgare o non è volgare. Questo è, ma insomma, il concetto di servizio pubblico è molto più ampio e esteso. Quindi noi cittadini abbiamo il diritto di informare. A me sembrava molto giusto far sapere esattamente parola per parola che cos'è il contratto di servizio. Tu hai capito cos'è il contratto di servizio? Leggi il mio libro. Appendice numero 3. Tu hai una domanda? Sì. Ecco, questa iniziativa che abbiamo organizzato, insomma, che sta andando avanti, si chiama Scuola di Etica e Politica. Rispetto all'informazione, alla RAI, quanto le scelte etiche, quanto incidono e quanto incidono le scelte politiche? Perché prima si parlava anche del fatto, appunto, che le persone magari che lavorano in RAI hanno paura di mandare in onda certe notizie, di fare certi servizi, di fare un certo tipo di televisione. Questo, diciamo, interviene nella mancanza, quindi, cioè l'etica quindi viene a meno, e anche la politica quindi in questo senso, come agire collettivo, si svuota. E, seconda parte, dal nostro punto di vista, cioè di spettatori, a parte cambiare canale, però non sapendo bene dove poter andare, dico in altre TV, cosa possiamo fare? Sai, cioè, parlare di etica e di politica, credo, in una società, credo che sia fondamentale, anche perché, cioè, questa sera, per esempio, è molto interessante, no, vedere le persone che sono qua, perché ci sono anche molti giovani, no? E quando tu fai degli incontri, eccetera, spesso non accade questo, no? È più facile trovare una platea di persone, come dire, che hanno già vissuto, che vivono da anni il mondo del lavoro. Cioè, io credo che sia più importante fare questa iniziativa per chi partecipa che per pensare di poter cambiare alcune cose, perché, cioè, noi quando si lavora non è che ci mettiamo lì e diciamo allora l'etica del nostro lavoro, perché l'etica del nostro lavoro, per chi come me fa questa professione da più di 30 anni, cioè, fa parte del mio essere professionista, perché sono venuto su con dei valori, cioè io racconto così un episodio che ho riportato in un altro libro che avevo scritto con Enzo Biagi, eccetera. Io mi ricordo quando ero piccolino che mio papà mi prendeva un giorno all'anno. Io sono di Bologna, no? Mio padre mi prendeva e mi portava in Piazza Renzo. In Piazza Renzo ci sono le foto di tutti i caduti per la Resistenza. E mio padre mi portava lì e non mi diceva niente. E io non capivo che cos'era quell'atto. No? Io stavamo lì per 10 minuti, un quarto d'ora, eccetera eccetera, e io guardavo. All'inizio mi ricordo, da piccolo vedevo che c'erano delle foto normali, poi invece qualche altra foto aveva, come dire, un filetto oro attorno. Poi un pochino più grande sapevo leggere e leggevo dei nomi. Per esempio vedevo che c'era questa foto di questa donna, ragazza bellissima, fantastica, che si chiamava Irma Bandiera, no? E che aveva anche questo filettino color oro, che il filettino color oro voleva dire la medaglia al valor militare. Io ho trovato, non c'erano parole tra me e mio padre,
Ma quell'atto, cioè io ho 53 anni, quindi non sono più di primo pelo, no? Ma me lo ricordo come se fosse ieri. È stato, vale più di 2500 parole di racconti, di cose, eccetera, eccetera, perché quello è il nostro mondo. Io poi quella bellissima ragazza sono andato, ho ricostruito la sua storia, che è la storia poi di tantissimi di quella generazione che sono morti per darci la possibilità questa sera di essere qua, io a parlare male della Rai o di Berlusconi, eccetera, eccetera, e voi ad ascoltarmi, a darmi ragione oppure a dirmi che ho assolutamente torto, perché questa qui è la forza della democrazia. Cioè, quindi sono cose che noi ci dobbiamo portare dentro, ecco perché è importante, capito? Confrontarci e parlare con i giovani di etica. Ha sempre detto Enzo Biagi che la libertà non ce la deve dare nessuno, la libertà sta dentro di noi, cioè la libertà non la puoi avere per decreto, la libertà ce l'hai e se ce l'hai dentro nessuno te la può togliere. Mi puoi togliere la lingua, mi puoi togliere la parola, mi puoi togliere la vita, ma non mi puoi togliere la libertà. E questa è una cosa che è fondamentale e importante. È per questo che io dico l'etica, la morale, la sana politica. Ma quando mai nel passato si parlava di sana politica? La politica era la politica. La politica era la politica. Poi ci sono i partiti, ma la politica era la politica. Oggi parliamo di sana politica. Vuol dire che c'è stata una degenerazione. C'era una studentessa, probabilmente insieme a voi, simpaticissima, che un giorno mi disse, è una cosa che mi ha colpito, professore, io non so ballare, non so cantare, non so recitare, voglio fare il Grande Fratello. Cioè, c'è un paradosso, cioè lei aveva fatto credo 5-6 selezioni per fare il Grande Fratello, poi per fortuna si è laureata e credo che oggi faccia un altro mestiere e sia felice e contenta, mi auguro. Però è questo, Biagi diceva, caspita quanto ho sudato io però per diventare una firma, io mi ricordo la prima volta che misero il mio nome sotto un articolo, ma per quanti anni io ho lavorato in modo anonimo dentro al giornale. Oggi non è più importante essere una firma, oggi è importante andare in televisione, farsi vedere in televisione, hai capito? Cioè io per esempio che detesto andare in televisione, che sono la negazione della televisione e che in questo ultimo periodo sono andato alcune volte in televisione o per fatti, per cose, eccetera, eccetera, e la gente comincia e ti incontra. E dire, ah, cioè, è come se io per 30 anni non avessi fatto niente, poi sono andato da Fazio piuttosto che da Santoro e allora sono diventato qualcuno. Questo noi lo dobbiamo, come dire, lo dobbiamo combattere e lo dico soprattutto ai giovani, perché io capisco il concetto del Grande Fratello, vuol dire televisione, soldi facili, ma poi sono stagioni che finiscono per tutti poi insomma, cioè chi veramente riesce a raggiungere, come dire, andate a vedere la storia dei grandi della televisione o dei mestieri facili, per dire, dei grandi calciatori, quanti hanno avuto la testa per mettere su una propria attività, per avere un futuro, per la propria famiglia? Sono pochissimi. Cioè, giovane, arrivi, tanti soldi, macchine, donne, champagne e poi droga e tutto il resto. Ci devono essere regole, ecco perché è importante, e chiudo, l'etica. L'etica è importante, come dire, sai che cosa dovremmo fare? Adesso è un paradosso, ogni tanto dovremmo anche parlarci allo specchio, perché nel momento in cui tu parli agli altri, in qualche maniera ti rifletti. Hai capito? Ed è bello anche quando qualcuno dice, no, un momento, guarda che io non la penso come te, e lì nasce un confronto. Perché se tutte le volte che uno parla, gli altri gli danno ragione, questo confronto non esiste. E questo avviene molto spesso nel nostro ambiente, nel nostro lavoro. Noi abbiamo a che fare con degli incapaci,
Ma loro sono incapaci, grande responsabilità chi li ha messi, ma grande responsabilità per chi ci lavora, soprattutto per i professionisti. Pensate, Rai 2, Antonio Marano, direttore di Rai 2. Questo è un signore che aveva una piccola, lavorava in una piccola televisione lombarda, e quindi da lì nasce la sua esperienza come televisiva. Lui arriva in Rai come direttore perché? Perché leghista, nel primo governo Berlusconi, sottosegretario, allora si chiamava il Ministero della Comunicazione, delle Poste e delle Comunicazioni, e poi è diventato direttore perché comunque a Milano doveva arrivare la Lega e portare Rai 2 a Milano, cosa che non è mai avvenuta. Marano. Delibera del Consiglio di amministrazione, Marano viene sostituito per manifesta incapacità. Marano viene sostituito per manifesta incapacità, dice la delibera del Consiglio di amministrazione, e viene messo un certo Massimo Ferrario. La storia professionale di Massimo Ferrario non la conosco, non la so. Io so soltanto che era stato presidente della provincia di Verona per due mandati, leghista, e poi trombato alle elezioni europee, per cui gli dovevano trovare un posto. E allora arriva a fare il direttore del centro di produzione. Essendo Rai 2, come dire, deputata a Rai 3, alla Lega, viene sostituito Marano con questo leghista Ferrario. Ferrario vive a Rai 2 per un anno. Ferrario è peggio di Marano, per cui lo mandano via e riprendono Marano. E Marano è l'attuale direttore di Rai 2. Io la prima volta che ho incontrato Ferrario, che devo dire sul piano personale è anche abbastanza simpatico, eccetera. E allora io poi col centro di produzione, io ho la struttura ma non c'entro niente, io appartengo a Rai 3. E sai, io ho bisogno di parlarti perché sai, qui noi dobbiamo rilanciare questo centro di produzione, eccetera. Sì, perché io, vedi, è come questo centro di produzione, è come un aereo. Questo aereo deve decollare e deve andare in alto, io in mano alla cloche e la devo tirare. E quando raggiunge quel livello, questo aereo non deve stare in stallo, ma deve andare. Io lo guardavo, cioè, io avevo sempre sentito parlare di digitale terrestre, di centri di produzione, di telecamere, di studi, di attori, di audio, di video. Cioè, questo parlare degli aerei, sarà il nuovo linguaggio moderno, no? Poi mi spiegano che questo qua aveva fatto, è uno che aveva raggiunto 4.000-5.000 ore di volo, cioè che l'unica cosa che aveva fatto nella sua vita era quello di guidare gli aerei. Beh, insomma, se mi permettete, fare la televisione è una cosa un pochino diversa. Tu sei stato